Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta salata con patate e brie. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono pasta brisée, acqua, sale, patate tagliate a cubetti, brie senza crosta tagliate a pezzetti, panna, uovo, parmigiano grattugiato, prezzemolo, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il sale, posizionare il cestello con le patate, chiudere con il coperchio e cuocere per 20 minuti, temperatura varoma, velocità 1. Le patate sono cotte, mettere da parte e svuotare il boccale. Abbiamo svuotato il boccale, mettere l'uovo, la panna, il parmigiano, il pepe, il sale ed azionare il bimby per 1 minuto a velocità 3. Nel frattempo mettere le patate sulla base di pasta brisée che abbiamo bucherellato con la forchetta. E livellare bene. Versare il composto sulle patate. Mettere il brie. E il prezzemolo. Rigirare i bordi. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 35-40 minuti. La torta è cotta. Lasciare intiepidire prima di servire. Torta salata con patate e brie. Grazie e alla prossima ricetta!